Mister, oggi è stata una battaglia, a un certo punto ha temuto di non poterla portare a casa questa partita o comunque era conscio dei mezzi della squadra. Ho sperato che ci faceva un altro gol, così finiva questa agonia. In sostanza questo mi era venuto in mente, mi era venuto in mente di pensare anche questo, quindi penso come sto messo. No, dai, mo alla fine sì, certo, potevamo pure perdere. Però adesso magari mi sbaglio, al di là dell'arrabbiatore che mi piglio io magari sempre per particolari stupidi che magari. Però insomma la squadra non l'ha fatto malissimo rispetto a quello che ha dimostrato nelle altre partite. Potevamo gestire meglio la partita, però purtroppo questo difetto ce lo portiamo da sempre. Non so, a un certo punto della partita non sappiamo né giocare né buttare a giocare a pallonate, perché non siamo abituati a tirare pallonate e poi magari giocare sulle palle sporche, perché non ci alleniamo per questo. Poi dopo ci succede che dai, ci succede queste problematiche, niente, dai, siamo arrivati praticamente, dai, se avessimo vinto il campionato, vabbè, perché era troppo. Adesso, superando questo ostacolo, siamo in finale, quindi vorrei vincere pure l'ultimo, dai, sempre con l'aiuto di questo benedettissimo coso che lei sa come si chiama. Stefano Recanati, TV6. Buonasera, mister. Se il pensiero che è passato nella testa è vero, ovviamente dall'altro lato c'è anche il pensiero di chi un allenatore le partite le vuole vincere a tutti i costi, è arrabbiato anche perché a volte dalla panchina non è arrivato quell'apporto che ci serviva per tenere il risultato fino ai 90 minuti. Ah, ti riferisci all'allenatore, non ai giocatori? No, dai. Questo gruppo, devo ammettere con dispiacere Mi costa. che ha dato tanto, dai. Siamo arrivati anche con le mani piene in questo periodo e non è facile poi reagire quando poi queste partite hanno un senso relativo. Infatti mi viene in mente di dire perché fanno i playoff quando poi magari uno non ha che, non sa che deve, manco, non sa manco che gli succede, quindi non sai manco come la devi prendere la situazione. Inoltre sei arrivato al 120esimo. Sì, ma sì, vabbè, poi quello ce la fai, perché poi non è che se non corriamo noi non corrono neanche gli altri, però comunque non è facile tenere la tensione che comunque ci siamo portati già da tempo, perché suppongo che da quando mi hanno visto dentro lo spogliatoio, credo che la tensione gli sia venuta già di per sé, per dire, no, perché dicevo, ma questo chi lo sopporta? Dai, io che devo dire? No, soprattutto Sono se ci i può. No, ricambi, cioè, mi fai parlare dei giocatori. no, no, assolutamente. Per No, se ci me. può dire allora qualcosa su Banegas, come sta il ragazzo e che cosa si attende Ah, in perché che ci futuro. ha fatto? Che scatto? Ah, è uscito. Ah, ebbene, me lo ricordavo. Non lo so, io non ci ho parlato. Non ci parlo con i giocatori, sono antipatici. Soprattutto quando fanno sti colpi di fortuna. Tettamanti Abruzzo Sera. Sì. Sarà l'Aquila Samb. No. Che faccio devi insomma Okay. Pure di tu. nuovo la mia. Beh, sai quando deve scorrere, si dice l'acqua, quando l'acqua deve scorrere, no? Oh, poi dopo ci vediamo dopo, nel centro di L'Aquila, a fare l'ultima settimana. Invece in mezzo al campo ho visto hanno giocato in tre stavolta Del Pinto, Mangiulli e Costa Ferrero. Quindi si può, è possibile, dà qualche indicazione positiva in questo senso. No, io per pararmi un pochino perché ci stava, dai. Pensavo che comunque con un centrocampista in più avremmo magari retto un po' meglio l'urto e giocato magari di rimessa, perché comunque se non ce la facciamo il primo tempo a gestire la palla pure nel secondo tempo, infatti andiamo sempre a tratti. Poi mi dispiace perché a volte nella sensazione, ecco la squadra, vedi, poi passa 30 secondi, no. Ho tolto Mantini, che comunque sull'esterno si spende di più quando uno ha abituato a giocare a centrocampo. Ho messo Angiulli perché già mi era dispiaciuto non farlo giocare. Oh, io sto parlando fuori da. Mi era dispiaciuto non farlo giocare perché Federico si merita di fare queste ultime partite della sua carriera in Serie B, che il prossimo anno
è già stato richiesto da una squadra rosso verde che allenerò io, il Tortoreto Alto. A quello può ambire. Bene, io direi. Aspetta, no, io direi. Perché se no io non me ne vado da qua. No, no, per concludere, Stefano. Non sento la domanda e soprattutto la risposta. Non ti riconosco più oggi. Perché? Perché sempre hai sempre, diciamo, criticato la squadra, invece oggi. Vabbè, ma a un certo punto quando. Anche quando abbiamo tu, quando c'è un figlio che lo vedi che non è tanto, no? Lo sgridi, dopo a un certo punto dici, oh, Gesù Cristo, questo è malato, questo è. Giusto?